Non sono solo gli umani a comportarsi in modo eroico, ma quando si tratta di animali ovviamente se ne parla meno. Eppure alcuni animali non esitano a mettersi in pericolo per proteggere i loro maestri oppure degli sconosciuti, che siano bambini, anziani o comunque in situazione di pericolo. Oggi stiamo per presentarti 10 storie in cui gli eroi sono gli animali. Ecco 10 animali che hanno salvato delle vite. Una bambina salvata dai rapitori grazie a dei leoni. Nel 2005, nel sud-ovest dell'Etiopia, una ragazzina di 12 anni viene rapita da un gruppo di 4 uomini che desiderano sposarla. Sentendo le sue grida, un gruppo di leoni è arrivato e ha cacciato i rapitori, lasciando la ragazzina con loro. Per finire, la polizia ha ritrovato la ragazzina circondata dai leoni. Lei ha dichiarato di essere stata picchiata dai rapitori, ma i leoni non hanno avuto nessun gesto aggressivo nei suoi confronti. Può essere che i leoni abbiano confuso i pianti della ragazzina con quelli di un leoncino. Ecco perché i leoni hanno fatto fuggire i rapitori e hanno protetto la ragazzina fino all'arrivo dei soccorsi. In seguito, i leoni sono tornati nella foresta. Il maiale salvatore. Joan Altsmans abita in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Un giorno accetta di curare Lulu, il maiale di sua figlia, ma quel giorno lei è anche purtroppo vittima di una crisi cardiaca. Il maiale, spettatore del dramma, non rimane lì senza far niente. Esce dalla casa e si sdraia sulla strada, costringendo gli automobilisti a fermarsi. Quando uno di essi esce finalmente dalla sua auto, allora il maiale si alza e cammina in direzione della casa. L'automobilista ha seguito Lulu, che lo ha condotto fino a Joan, e ha chiamato un'ambulanza vedendo il suo stato. Secondo i medici, ancora 15 minuti e Joan non sarebbe sopravvissuta. Grazie, Lulu. Un cane salva la sua padrona dall'anoressia. Sophie Hewlett è una giovane studentessa inglese di 24 anni. Gli anni scorsi, stressata per via dei suoi studi, inizia a saltare dei pasti e finisce per diventare anoressica senza nemmeno rendersene conto. È arrivata a pesare 28,5 kg per 1,55 m. L'anno scorso adotta un cagnolino ammalato anch'egli. Soffre di un'alimentazione irregolare per via di un'infezione. Difatti, Sophie deve nutrire il suo cane ogni 20 minuti, di giorno come di notte. Vedendo il suo cane riprendere delle forze, si rende conto che anche lei deve riprendere in mano la sua vita. Oggi la ragazza ha ripreso il suo peso forma ed è ormai in grado di andare a fare lunghe passeggiate con il suo bassotto. Un coniglio salva un uomo da un coma diabetico. Simon, che abita a Cambridge in Inghilterra, è diabetico. Un giorno è vittima di un coma dovuto alla sua malattia. Sua moglie, che gli era accanto, non se ne rende conto e pensa che si sia soltanto addormentato, ma il suo coniglio Dory ha sentito che qualcosa non andava e inizia a saltare sul suo padrone e a leccare il suo viso. Simon non reagisce e allora sua moglie capisce che qualcosa non va e chiama immediatamente i soccorsi. Infine Simon viene salvato grazie alla reattività del suo coniglio. Per il suo atto di bravura, Dory ha ricevuto un premio della Rabbit Welfare Association. Un cane salva una famiglia da un attacco di lupi. In Columbia Britannica, a Fort Nelson, in Canada, una famiglia va a fare slitta. Mentre il padre e i suoi 3 figli scendono una pista, la madre aspetta in cima per sorvegliare il loro cane Shadow. In quel momento il padre e i figli sono vittime di un attacco di lupi. La madre, spettatrice, è impotente. Allora il cane spunta fuori mentre il padre prova a spaventare i lupi con l'aiuto di una pala. Shadow ferma uno dei lupi, ma si fa mordere alla spalla. Grazie al cane, che ha creato un diversivo, il padre riesce a spaventare il gruppo di lupi che finisce per scappare. Dei delfini salvano un uomo da un attacco di squalo. Mentre Todd Andris surfava serenamente sulle coste californiane, viene attaccato da uno squalo bianco che gli morde la gamba fino all'osso. In quel momento lì, un gruppo di delfini arriva e forma un cerchio di protezione intorno a Todd. Infine, lo squalo si allontana e i delfini accompagnano Todd fino alla terraferma, garantendo lui protezione. Un elefante salva la vita di una bambina durante uno tsunami. È successo nel 2004, durante il tristemente famoso tsunami che ha devastato lo Sri Lanka. Amber Mason, una bambina di 8 anni, passeggiava in elefante nelle vicinanze dei Phuket al momento dello tsunami. Mentre l'acqua iniziava a ritirarsi, annunciando lo tsunami, Ning Nong, l'elefante, iniziò a correre lontano dalla spiaggia, verso le altezze della città. Qualche minuto dopo, lo tsunami colpiva il paese, ma Amber era al sicuro grazie a Ning Nong. Una balena salva un sub dall'annegamento.
Nel 2009 Jang Yoon, una sub di 26 anni, partecipa a una gara di immersione. L'obiettivo è di nuotare il più profondamente possibile in un bacino di balene bianche, senza attrezzatura di immersione e in un'acqua ghiacciata. Mentre arriva in fondo al bacino, la ragazza sente le sue gambe irrigidirsi per via delle temperature molto fredde dell'acqua, il che le impedisce di risalire in superficie, ma non aveva previsto che Mila, la balena bianca, sentisse che Yang fosse in pericolo. Si immerge, prende la sua gamba e fa riemergere la donna in superficie. Così la ragazza potrà nuotare in riva al bacino salvata da Mila. Un cane salva il suo padrone da un coguaro. Anche questa storia si è svolta in Columbia Britannica, ma questa volta a Boston Bar. Mentre Austin Foreman, il ragazzo, era nel suo cortile sul retro per raccogliere legna da ardere, un coguaro lo ha attaccato. Senza esitare, il cane si è scaraventato sul coguaro, il che ha consentito ad Austin di tornare a casa sua. Sua madre ha chiamato dei responsabili che hanno abbattuto il coguaro in tempo, visto che il cane Angel era messo male. Per fortuna, anche il cane è sopravvissuto all'attacco. Una scimmia salva un bambino da una caduta. Un bambino di 3 anni era con sua madre allo zoo di Brookfield di Chicago negli Stati Uniti. È riuscito a staccarsi da sua madre e a salire sopra le barriere della fossa delle scimmie. Cadendo, il bambino è svenuto dato che aveva appena fatto una caduta di oltre 5 metri. Per fortuna Binti, una scimmia, l'ha visto e lo ha raccolto in modo da non farsi attaccare dalle altre scimmie. Quando le guardie dello zoo sono arrivate, Binti ha consegnato loro il bambino, il quale si è ristabilito velocemente e completamente dalla sua caduta. La scimmia è stata ricompensata per questo salvataggio. Un cavallo salva una donna da una mucca pazza. Una piccola statistica interessante da sapere. Sapevi che ogni anno ci sono più persone uccise dalle mucche che da squali? È ciò che è stato sul punto di accadere in Scozia. Una contadina che sentiva un vitello piangere si è avvicinata a lui quando una mucca ha iniziato a darle dei colpi. Kerry, un cavallo che sentiva le grida di Fiona, è venuto in suo soccorso. Ha spinto la mucca abbastanza lontano in modo che Fiona potesse liberarsi e andare a chiamare un'ambulanza. Fiona è stata curata per dei tagli e delle contusioni. Un neonato salvato dalla sua babysitter. Killian è un cane reputato molto fedele e calmo per i suoi cari, ma improvvisamente cambia completamente atteggiamento quando entra in contatto con la babysitter incaricata di curare il neonato di 7 mesi dei suoi padroni. Essendo sorpresi o preoccupati da questo cambiamento d'atteggiamento, i genitori del neonato decidono di installare delle telecamere all'interno della casa ed è in questo modo che scoprono che la babysitter maltrattava il loro bambino. Un cane randagio salva un bebè abbandonato. Un kobozi, un cane randagio, passeggiava nella città di Nairobi, in Kenya, in un giorno di maggio del 2005. All'improvviso sentì delle grida di un bebè e trovò il bambino in un cartone vicino alla strada. Allora lo trascinerà per numerosi chilometri fino a raggiungere un villaggio e deporlo. In quel modo il bebè ha potuto essere adottato e il cane è stato raccolto da un'associazione. Il cane femmina soldato medagliato per la sua bravura. Questo magnifico cane pastore belga dallo sguardo di cuoio ha servito in Afghanistan in modo esemplare. Nonostante 4 ferite d'arma da fuoco, la cagnolina coraggiosa è corsa sul nemico per proteggere la sua squadra, finendo con la perdita di una zampa. Quest'atto eroico le è valso una medaglia e una pensione ben meritata. Il ragazzo della montagna. Metti una scodella di zuppa davanti a Marcos Rodriguez Pantoca oggi e saprà perfettamente come mangiarla. Tuttavia, prima negli anni 60, quando era soltanto un adolescente, Marcos avrebbe semplicemente immerso la mano nella scodella e si sarebbe bruciato. Beh sì, quando vieni cresciuto da animali non puoi imparare a mangiare come un umano. A quanto pare, per la maggior parte della sua infanzia, Marcos ha vissuto da solo nelle montagne del sud della Spagna. In realtà, in giovane età, è stato venduto da suo padre a un pastore. Quando quest'uomo è morto, Marcos si è ritrovato da solo con nessuno accanto a sé per aiutarlo. Ha imparato da solo come intrappolare animaletti per mangiare, ma ha dovuto osservare i cinghiali e i lupi per imparare quali altri cibi potesse consumare. Incredibilmente, un giorno si è addormentato dopo aver giocato con un lupetto. Quando si è svegliato, era di fronte alla madre del lupo. Invece di attaccarlo, le ha offerto cibo e lo ha accettato nel suo branco. Marcos ha vissuto in quel modo fino ai 19 anni. Catturato e reintegrato in società, poi il ragazzo lupo ha dovuto nuovamente imparare tutto, dal parlare ad usare una forchetta e un coltello. Mentre alcuni erano piuttosto scettici riguardo la veridicità della sua storia, dei testimoni nella regione hanno tuttavia dichiarato di averlo visto in cima alle montagne. Erano 10 animali che hanno salvato le vite. Quale di queste storie ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti. A presto! I lose my breath whenever I see